Buonasera ragazze, buonasera a tutte. Vlog improvvisato di domenica alle ore 19:24 minuti. Vlog principalmente chiacchiericcio con tanto di bimba ciuffettina, perché appunto volevo aggiornarvi sulle ultime vicende di questi ultimi giorni in cui non ci siamo potute vedere, perché per chi ha visto il video Sbabam con le novità uscite in edicola avrà intuito a fine video che la videocamera che avevo prima, insomma, che utilizzavo per i vlog, video, tutto quanto, mi ha decisamente salutata. E ai, mi ha preso i capelli. E appunto mi ha salutata e non funziona più. E quindi ho acquistato una nuova fotocamera. Non una videocamera, ma una fotocamera bellissima, mi piace un sacco. Sono veramente contenta di questo acquisto, che è il regalo del mio compleanno da parte dei miei genitori. E qui continuiamo a stare appesi ai capelli. E niente, quindi volevo aggiornarvi su questo. E niente, ho pensato di iniziare un piccolo vlog. Cosa c'è? Aspettate che ha voglia di sdraietta. Bimba sistemata nella sua sdraiettina. Eccoti qua ed ecco qui una Nala gelosa. Eh? Sei una gelosona, sei? Sì. E tu, amore? Amore? Di ciao alle ziette. E che ti guardi Nala? Di ciao alle ziette! Ciao ziette! Brava! E appunto, poi vi farò vedere questa nuova fotocamera, anzi, vi posso far vedere la scatola. La videocamera è fatta così. Perché non riesco a farvi vedere, cioè allo specchio di là, perché è tutto buio, perché la bimba faceva la nanna. Fuori c'è un cielo stranero, cioè Salute, c'è un cielo nerissimo. Risalute, amore! Io ho voglia di sole, ragazze, non so voi, ma ho voglia proprio di sole, di estate. A me, io sono meteoropatica, cioè se c'è il tempo brutto mi viene una tristezza. Cioè, sono bellissime. Lei sulla sdraietta in ala seduta accanto a lei, vabbè. Ma quanto siete belle voi due! E niente, quindi dicevo appunto che ho voglia di sole perché mi mette il buon umore, fondamentalmente. Non so voi, ma non so il tempo nelle vostre città, ma qua vi assicuro che è uno schifo. E ora vi faccio vedere. Ecco, questo è il tempo a Torino. Ci rendiamo conto? Ci tenevo a rispondere ad alcuni commenti veramente privi di senso, ovvero perché non ti vesti in casa o cose del genere. Ragazze, se io devo allattare la bimba, fuori piove, non devo uscire, io non mi vesto per fare i vlog, cioè nel senso, se devo fare qualcos'altro, no? Mi trucco e mi vesto, diversamente anche no, cioè non ho problemi a farmi vedere in pigiama o struccata, assolutamente nessun problema. Però ci tenevo a rispondervi perché veramente questi commenti non hanno alcun senso. Però vabbè. Tra l'altro vi volevo dire che è arrivato l'altro giorno il secondo, mi metto qua perché è veramente buissimo in casa, buissimo, si dice buissimo. Ho fatto un altro aiuto. Ho fatto un altro ordine su FreePrint. Quell'applicazione di cui ho parlato, che mi ha fatto conoscere, Ricky, che ha trovato una pubblicità sul suo Facebook. Madonna, mi sono spaventata tantissimo, ha digerito la bimba. E quindi, insomma, ho fatto un secondo ordine. Ora provo ad aprire la tenda e vediamo se in casa fa un po' più di luce. Sì, dai. Accettabile. Vi volevo far vedere qualche foto perché sono mi appoggio qui magari sperando che non crolli visto che
avanti. Visto che è nuova, cioè mi sono appena cappottata sul divano, ma voi non avete visto. Aspettate, come i pinguini di Madagascar, non avete visto niente. Appunto, ho ordinato delle nuove foto e ce n'è alcune veramente bellissime. Vabbè, questa. Questa qua in cui ride. Ovviamente ce n'è tante anche di Federico, ma non ve le posso mostrare, ormai lo sapete. Poi Ricky e Fede, qua c'è Fede che porta il passeggino. Queste anche sono bellissime, sono quelle della gravidanza. Guardate che bella questa. E anche questa mi piace tantissimo, perché ridiamo veramente di cuore. Non so se ha messo a fuoco, penso di sì. Ridiamo veramente, veramente di cuore. Qua copro il visino di Federico, però ci siamo tutti al mio compleanno. Vedete la torta di Titti di cui vi ho tanto parlato. Questa anche mi piace tantissimo, sempre di quando ero a termine gravidanza. Qua c'è la mia torta, bellissima veramente. E volevo giusto farmi vedere qualcuna, perché meritano veramente, sono stampate molto bene. Poi merita, ho pagato veramente poco la spedizione. Qua ci siamo io e Ricky con il maxi uovo di Pasqua che aveva preso mio papà quando ci hanno invitati a Pasqua. Qua c'è la nostra piccolina dentro l'uovo di Pasqua. Insomma, ce n'è veramente. Questa sempre con l'uovo di Pasqua. Questa anche è bellissima, con Ricky, con il mio amore e la piccola Ale. Guardate che belli che sono. Poi ce n'è una bellissima con Federico che tiene in braccio Alessandra, però non posso mostrarvela. E io e Fede, insomma. Ah, ecco, guardate questa, io e mia mamma che prendiamo il gelato insieme. Ho voluto immortalare quel pomeriggio perché è stato un bel pomeriggio. E poi questa qua, io e Silvia, insomma ce n'è tante carine. E niente, quindi io sinceramente mi sento di consigliarlo, lo sto consigliando a amici, parenti, tutti quelli che conosco, e comunque si risparmiano diversi soldini, quindi merita. E niente, quindi, ups, ho dimenticato la custodia. E quindi niente, è arrivato questo ordine qua, sto valutando se fare anche il fotolibro, perché comunque per il fotolibro c'è una spesa di spedizione un po' più importante, ecco, perché mi pare sia 7,90 euro, giù di lì. Quindi boh, non so se la farò. E niente, adesso vado a inventarmi qualcosa per stasera per cena. E poi ci aggiorniamo dopo. Allora, per stasera, che sono un po' di corsa, farò questo riso rosso con piselli, porri e maggiorana dell'Arna Boldi. Questo qui è per due persone, quindi perfetto, perché siamo solo io e Ricky. E poi ci tenevo a farvi vedere queste calzine qui che mi ha regalato mia mamma, o meglio le ha regalate alla piccolale, e sono queste qui. Guardate che carine, sono molto molto fini, molto carine. Sono ancora grandi secondo me, però magari con una babbuccia sopra, una scarpetta, no, di quelle da neonato, secondo me possono anche andare bene. E quindi le aggiungerò a tutte le altre. Ho fatto proprio una scatolina con tutte le calzine, le babbucce, queste cose qua. E niente, adesso vado subito a preparare questo risotto perché ho un po' fame, e poi sta arrivando, è praticamente quasi arrivato, così dopo vi saluterà anche lui. E niente, mi sbrigo, adesso penso a dove farlo, ma penso utilizzerò la casseruola che mi aveva regalato mia mamma. Questa qua, mi trovo benissimo con questa qui.
mentre aspettiamo il risotto, quanto è bella la mia topina! Eh? Quante risate! Papino si fa la doccia, eh? È vero? Guardate che cresta che ha! Wow! Come sei fashion, amore mio! vabbè, aspettiamo papà, aspettiamo il risotto e si fa la pappa. Tanto volte io l'ho immaginato, rivedere te che effetto mi fa. Ehi, non vale!